Piacenza, capitale della cardiologia, al Park Hotel si è svolto il primo congresso italiano di ecocardiografia da stress, un evento che si contestualizza all'interno della crescita del laboratorio di ecocardiografia, che ha visto un progressivo incremento del numero delle prestazioni da 350 a oltre 550 nel corso degli ultimi anni, insieme a una valutazione più complessa che ha permesso anche di superare il severo controllo di qualità previsto per partecipare al progetto di ricerca mondiale Stress Eco 2030. Piacenza sarà uno dei 20 centri mondiali in cui si svilupperà questo grande e ambizioso programma. Lo studio coinvolgerà nei prossimi 5 anni almeno 10.000 pazienti che dovranno essere seguiti per 5 anni dai reparti coinvolti. È un evento importante perché mette in luce una metodica che a livello nazionale è estremamente diffusa, ma Piacenza credo abbia una buona tradizione di questa particolare esame e abbiamo voluto concentrare esperti nella nostra città per valorizzare anche il nostro laboratorio. In cardiologia facciamo dai 500 ai 600 esami di ecostress all'anno ed è una metodica che permette di individuare la presenza di una malattia alle coronarie e quindi è il preludio, diciamo, ad un'eventuale coronarografia. Nonostante l'impegno del personale sanitario del laboratorio nel fronteggiare la pandemia da Covid, si sono mantenuti gli elevati standard qualitativi senza ridurre la disponibilità degli esami. Durante la pandemia il laboratorio di ecostress ha continuato a lavorare perché sapete, come dico spesso, non si muore solo di Covid, ma si è morto tantissimo anche per malattie cardiovascolari. Siamo riusciti a tutelare questo laboratorio perché è importante non bloccare ovviamente la diagnostica. Il congresso si è avvalso del patrocinio della Società Italiana di Imaging Cardiovascolare. L'ecostress è fondamentale per identificare pazienti a rischio di coronaropatia significativa, ma anche per studiare pazienti con un sintomo molto aspecifico come la dispnea e le valvulopatie. Quindi è fondamentale sotto molti punti di vista per inquadrare bene il malato e poi decidere qual è la terapia adeguata. Oggi questo evento fa vedere come Piacenza abbia un ambulatorio di ecocardiografia da stress all'avanguardia con tutte le metodiche e che quindi possa dare il miglior servizio ai suoi pazienti.